Cosa ne pensi di questa scarpa? È una scarpa che danno per fare lavori un po' più veloci, ma io la riesco ad usare solamente per fare i lenti. Mi sa che sono fuori dal campo Non ti visivo. spostare, che sennò poi dicono che siamo fuori focus, ma è solo perché tu ti sposti. Oggi ultima puntata con Andrea, parleremo nuovamente di Oca e in questo caso delle Mach 2. Le Mach 2 fanno parte della collezione ProFly e noi siamo stati nel 2018 i primi a recensire da un lato le Elevon sul nostro blog, Elevon che ci sono state regalate da Running Warehouse con il supporto di Oca Germania, dall'altro le Cavu, il modello entry della collezione ProFly che sono state comprate a Detroit in un weekend piovoso. Questa è l'ultima recensione con Andrea per il mese di marzo, a causa delle note limitazioni negli spostamenti. Nei prossimi giorni cercheremo di recensire qualcos'altro, purtroppo senza Andrea. Ora vediamo in dettaglio le scarpe, poi andremo ad Andrea, lo intervistiamo e vediamo come la scarpa si è comportata nella ridente località di Garbagnate. Andrea, sei pronto? Sì, ricordatevi doppio e triplo nodo sulle Mach 2 che si slacciano sempre. Dai, corriamo un pochino. Andiamo. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Andrea, sei pronto a correre forte? Andiamo forte, dai. Ma anche con queste riesci? Anche con queste riesco. Guarda, fondamentalmente sull'asfalto sono meglio che su pista, eh. Va bene, dai, proviamoci. Ciao. Ciao Andrea, tutto bene? Tutto a posto. Quante recensioni stai facendo? Oggi che è domenica ne faccio tante. No, non è vero, ne facciamo il più possibile, dai. Oggi che cosa hai testato? Ma la Mach 2, che è stata la vincita della mia Lago Maggiore Marathon. Andrea, cosa ne pensi di questa Mach 2? Niente, scarpa da medi, invece io la riesco ad usare solamente sui lenti, faccio fatica ad usarla a ritmi impegnati. Si è rivelata una scarpa molto ammortizzata, davvero poco grip, però vabbè, cioè, per fare i lenti va benissimo. A chi la consigli? Va bene, la consiglierei ad atleti mediamente leggeri e mediamente veloci. Non è una scarpa come la Rincon che la farei usare anche a gente sopra i 70 kg, ma
ha un pubblico più ristretto questa, sotto i 70 kg e sotto i 4,40 km come scarpa. E come si è comportata a ritmi più veloci invece? A ritmi veloci non la sento benissimo, non la sento reattiva, non mi fa correre di avampiede, non è come la Rincon, è un'altra scarpa in confronto, molto più riposante, diciamo, tra virgolette. E invece per i tallonatori cosa dici? Per i tallonatori comunque c'è molta gomma dietro, molta schiuma, quindi si può usare tranquillamente. E a livello di tomaia cosa ne pensi? La tomaia è nettamente più leggera e più calzante, più calzino rispetto alla Rincon, e non ha la conchiglia posteriore, quindi risulta anche un pochino ballerina, diciamo, sui lenti. E quindi anche a ritmi più veloci sicuramente si sente. Sì, diciamo che non ti segue benissimo come scarpa. E a livello di corsa in condizioni sfavorevoli, cosa dici? E con l'acqua davvero senti di andare come le Rincon su dei gommoni, fai davvero fatica, c'è anche poco grip, la suola è diversa, il battistrada è disegnato in maniera diversa alla Rincon, e meno grip abbiamo. E a livello di lunghi, la suggerisci oppure no? Ma per fare dei lunghi sì, la utilizzerei, l'ho utilizzata anche, non è male, comunque la scarpa ti fa riposare, non arrivi a casa stanchissimo. Quali pensi che sia la durata di questa scarpa? Ecco, la durata, no dai, la durata siamo sugli 800 km come le altre, anche se la suola ha abbandonato abbastanza presto, sui 400 km sono già quasi lisce sotto, però l'ammortizzazione rimane comunque buona. La useresti in pista? No, no, in pista non l'ho utilizzata e rischi che se non c'è la pista bella asciutta sia davvero inutilizzabile perché comunque ha poco grip. La trovo buona sull'asfalto, ma non sulla pista. Ora che Oca ha lanciato il modello Mach 3, dici che ci conviene fare una piccola Si recensione? potrebbe provare sicuramente. Ma pensi di vincere la prossima maratona della... Vediamo a novembre se riparo la Lago Maggiore Direi Marathon e se vinco la scarpa. Eh che possiamo anticipare la sì, recensione, o magari assolutamente. anticipare la Lago Maggiore Marathon. Quello penso di no. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo presto. Ciao ciao. Eccoci tornati nello studio per una piccola sintesi delle Mach 2. Cosa dire delle Mach 2? In primo luogo, non sono per tutti, sono sicuramente sconsigliate per coloro i quali pesano più di 70 kg e soprattutto non corrono velocemente. Sono scarpe che hanno il miglior rapporto peso-ammortizzazione, pesando soltanto 220 grammi ed essendo davvero molto ammortizzate nel tallone. Il design è davvero molto confortevole, ma la conchiglia così flessibile può non piacere, soprattutto a velocità elevate. Sono super flessibili e traspiranti. Per chi cerca leggerezza e non necessariamente la performance, sono scarpe davvero adatte. Inoltre, l'avampiede, che tradizionalmente nel marchio Oca è molto stretto, in questo caso è un po' più largo e quindi potrebbero andare bene anche per coloro che hanno abbandonato questo brand proprio perché sull'avampiede tradizionalmente i modelli sono davvero più stretti. Infine, come ha sottolineato Andrea, una delle domande che potremmo porci è Mach 2 o Mach 3? 140 euro piuttosto che un 30% di sconto per il modello precedente. La differenza rispetto al modello 3 non è particolarmente importante. Ne parleremo nelle prossime settimane a condizione che riusciremo ancora a correre. Se vi è piaciuto il video, come sempre, ricordatevi di mettere like, commenti sempre qua sotto e iscrivetevi al canale perché anche senza Andrea nel mese di marzo cercheremo di realizzare ulteriori recensioni. Ciao e a presto! Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.